Benvenuti amici al mio canale, io sono Piera e questo è il giardino degli Anas di Lucca. Oggi vi voglio parlare di questo mio piccolissimo pezzo di giardino dedicato alle piante tropicali. È un pezzo di paradiso tropicale, perché mi piacciono moltissimo anche le piante tropicali oltre che le nostre. E, siccome appunto sapete che qua abbiamo il clima, anche se io abito a 300 metri, però si è creato qua un microclima, perché? Perché c'ho la casa che fa da copertura, diciamo, e a est poi qua, quando sorge il sole, c'ho tutta la siepe, e quindi si è creato questo microclima che mi permette di avere queste piante tropicali. Ricordatevi che lo potete fare benissimo anche voi. Allora, qua vedete, io sono sotto un pompelmo, ne ho due di pompelmi che avranno quasi 30 anni, che mi danno dei pompelmi meravigliosi, come adesso vi faccio vedere questo. Questo, anzi, a dirvi la verità, è uno dei più piccoli e sono buonissimi. E quindi questo pompelmo, questa copertura dei pompelmi, fa in modo che ci sia questo microclima dove possano venire su molto bene le piante tropicali. Iniziamo. Questa è una alocasia. Guardate questa, la foglia, vi faccio vedere la mia mano. Una alocasia, da non confondere con la colocasia. Ce l'ho anni e anni, l'ho anche divisa, quindi ne ho diversi tipi. Sono sempre, anche questa è una pianta tropicale. Qua potete vedere, ho una canna indica. Giù ce le ho tutte fiorite, perché qua c'è poca luce, quindi non è che possa fiorire molto. Qui c'è una spidistria, vedete? La spidistria, ce l'ho anche variegata. E poi qui sopra, come potete vedere, ho un platicerum, lo vedete? Ho corna d'alce. Io l'ho messo in questo cestino perché non ha bisogno di molta terra, perché è una pianta epifita, cioè vive nel suo ambiente, vive attaccata agli alberi, con le radici attaccate agli alberi, quindi non ha bisogno di niente. Io me la sono messa qua, intanto è bella riparata. Certo che se in inverno dovesse fare esageratamente freddo per diversi giorni, allora magari me la porto al riparo. Questa invece che vedete appesa è una delle tante tradescanzie. Poi un giorno vi parlerò anche delle tradescanze e come coltivarle e quelle che ho io di diverse. Poi qua ho una delle tante piante dell'aria, si chiamano piante d'aria e sono le tilansie. Non so se la vedete, quanto è enorme, ha dei fiori rosa quando è al sole. Io ne ho diverse anche di queste. Proseguiamo con questo Selenicerium, che dà dei fiori bellissimi. Questi miei, questa che ho io, dà dei fiori bianchi meravigliosi, li dà soprattutto la sera. Vedete, ce l'ho anche questa appesa fuori tranquillamente. C'è anche qua una piccola tillansia, come potete vedere. Questa invece è la rosa, si chiama la rosa di Pasqua, da non confondersi con quella di Natale, che è bella lo stesso. Questa invece è un crinum, come potete vedere, crinum, perché ha la foglia appuntita. Poi questo è un banano, che è ancora giovane, sto aspettando che poi mi dia le banane, perché mi hanno detto che senz'altro mi darà le banane. Dirvi di questo crinum Powelli, perché ce ne sono diversi, Questo dà dei fiori come i gigli, questo me li dà rosa, di solito me li dà prima dell'inizio dell'inverno e nella primavera. Poi vi farò vedere che i fiori meravigliosi. Questo ce l'ho anche in piena terra, enorme, su, però l'ho voluto tenere anche in vaso. Adesso proseguiamo per le altre piante che vi voglio far vedere. Questa, come avete visto poco fa, è una bellissima tilansia. La vedete? Questa invece, senz'altro la conoscete, è una liguraria, dal greco ligula, lingua, perché sembra il fiore, quando dà il fiore
ha dei piccoli, piccole foglioline che sembrano proprio una linguetta. Un'altra spidissia, poi una delle belle tra le belle è un filodendro Sellonum. Guardate, guardate la mia mano. Questo filodendro, sempre dal greco, che vuol dire filo amore e dendro albero, amante degli alberi. Qua abbiamo invece una aralia o fastia japonica. L'aralia, tra l'altro, si usava in Cina, perché ricordatevi che la maggior parte arrivano dalla Cina, dal Sud America o dal Sudafrica. Questa si usava in Cina per fare la famosa carta di riso. Guardate quanto ce l'ho alta già qua, però c'ho un'altra ancora là altissima, mi dà anche i fiori, tanto è bella. E qua poi vi voglio far vedere piccolina, però sempre molto bella. Guardate, una Camadorea elegans. Guardate com'è bellina. Anche questa è una pianta che si tiene, no, in casa, però a me cresce appunto fuori in giardino perché gli ho trovato l'ambiente adatto. Adesso vi voglio far vedere, diciamo, la bella tra le belle. Possiamo dire così. La bella tra le belle. Voi, come potete vedere, questo è un tangelomappo. Non tutti lo conoscono, a dire la verità, anche se io ce l'ho 25 anni. Anche questo fa da barriera per appunto la mia zona tropicale. Tangelomappo è un agrume che hanno incrociato tra mandarino e pompelmo. È di una bontà squisita. Poi qua potete vedere una bella felce che è stata colonizzata dalla mia Ipomea, con dei fiori bellissimi azzurri che però adesso si sono già chiusi perché sono aperti soltanto la mattina, quando poi il sole tramonta. Adesso vi faccio vedere la bella tra le belle, cioè una di quelle che non vi posso dire, cioè che vi entusiasma. Questa è una monstera deliziosa. Guardate la mia mano. Cosa è? Vicino. Vedete la bellezza di questa pianta? La vedete? Guardate. Guardate. E vi voglio far vedere anche il frutto. Quest'anno per la prima volta mi ha dato il frutto, che anche quello è molto raro. Tra l'altro, deliziosa, poi potete immaginare perché si chiama deliziosa. Vedete? Questo frutto, questo si mangia. In Sud America questo lo mangiano ed è anche buono. Vedete il frutto? Vedete che meraviglia di pianta? Questa è la mia, cosa vi posso dire? La mia delizia. È di una bellezza. Io le accarezzo, però sappiate che alle piante non piace essere accarezzate, se è stato scoperto questo. Però come si fa a non apprezzare, a non accarezzare questa delizia, questa meraviglia? Guardate che meraviglia che con questa massima, con questa meraviglia di foglia. Ricordatevi che quando il mondo è esausto e la società non ti soddisfa più, c'è sempre un giardino. E ricordatevi che questo è il vero mondo, perché siamo ormai circondati da non luoghi. Invece questo è il luogo dell'anima. Ricordatevelo sempre. Con questo è tutto. Se vi è piaciuto, datemi tanti like, vi aspetto numerosi e iscrivetevi al mio canale. Hasta la prossima!